Le breaking news di Teletruria, ben ritrovati a tutti voi. In primo piano il ricordo di un grande campione nello sport ma anche nella vita, Fabrizio Meoni. Oggi sono 19 anni dalla sua scomparsa e questa mattina a Castiglione Fiorentino l'amministrazione comunale ha voluto rendergli omaggio con una corona, la statua che lo ritrae lungo la strada regionale 71 e dove domani arriverà anche il ministro dello sport Abodi proprio per rendere omaggio a Meoni. La cronaca giudiziaria, morte in cantiere, fascicolo aperto entro gennaio. Due ex sindaci di Cortona, Vignini e Basanieri, saranno in procura per fare chiarezza sul decesso in un cantiere di un anziano che nella notte è precipitato da una casa in costruzione. E chiudiamo parlando di scuola. Ieri a Castiglione Fibocchi la riapertura della scuola Ugo Nofri, ma l'immediato futuro potrebbe non essere roseo se non cambieranno i criteri per la composizione delle classi. La denatalità è un fenomeno che riguarda tutti e per settembre al momento ci sono solo 15 alunni per iscriversi alla classe prima della primaria. Il grido d'allarme viene lanciato dal vice sindaco di Castiglione Fibocchi. E con questo è tutto per le nostre breaking news. Per approfondire queste ed altre notizie, le nostre pagine social oppure www.teletruria.it.